Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video e bentornati su di GTA 5 Mod Vita Reale. Quest'oggi ragazzi siamo ritornati nuovamente qui, siamo come potete vedere in officina e stiamo finendo un attimo di riparare gli ultimi tubi, dato che ragazzi abbiamo diciamo rifatto il motore da capo, abbiamo deciso che quando abbiamo in pratica preso questa Supra, veramente il motore distrutto, tutto. Cioè, era messo veramente, veramente molto male. E io e Alex abbiamo deciso di rifarlo proprio tutto da capo. Infatti, come potete vedere, è messo veramente a nuovo. Abbiamo rinforzato tutti i tubi. Abbiamo, diciamo che a 0 km ora questo motore. E ovviamente sicuramente andrà molto meglio. Come potete vedere, un attimo Alex sta facendo dei lavori con la macchina. Un cliente ovviamente ci ha portato la macchina e non so che cosa ha chiesto, ma dato che c'era lui, io non c'ero. Gli ha chiesto di fare degli accertamenti, dei lavori. Non ho capito bene cosa dovesse fare. Allora, noi stiamo finendo ovviamente di fare gli ultimi ritocchi all'auto perché ragazzi, oggi come da titolo metteremo in moto la Toyota Supra. Finisco un attimo di mettere gli ultimi, di attaccare gli ultimi cavi, di controllare tutte quante le ultime viti e poi ovviamente proviamo a mettere in moto questa Supra. E perché no, andare a vedere un po' come va su strada, dai. E niente, dai, ci vediamo tra una decina di minuti al limite, dai. Ok ragazzi, appena finito di montare le ultime viti, controllato tutto per bene, stretto tutte le viti e ora ragazzi siamo pronti a vedere come va questa piccola bestia. Ovviamente vi ricordo, Toyota Supra l'abbiamo comprata, cioè l'abbiamo recuperata da un ragazzo a cui aveva la S15, a cui abbiamo fatto dei lavori e come potete vedere ragazzi abbiamo riaggiustato tutta la macchina da zero, tutta quanta era veramente tutta distrutta, se ve lo ricordate, meglio, se non avete visto quell'episodio andate indietro, andate a rivederlo quando abbiamo recuperato la Nissan Silvia, abbiamo trovato questa piccola bestia abbandonata, distrutta. Oggi è arrivato il suo momento, è arrivata l'ora di rimetterla in vita. Quindi siete pronti, ragazzi, a sentire il suo sound? Dai, Ale, io provo a metterla in moto. Dai, ragazzi, proviamoci. Oh sì, funziona, funziona, ragazzi, funziona. Sentiamo un po' questo sound. Oh ragazzi, finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente è tornata in vita la nostra Toyota Supra. Io direi di fare una cosa. Io direi di andarla a provare direttamente in strada, farci una tirata e vedere un po' come se la cava, dai. Ok, Ale, vieni pure tu, andiamo a vedere un po' come va, dai. Ok, andiamo a vedere un po', Ale, dai. Vediamo come va. Oddio, ragazzi, oddio, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, c'è la BMW là. Oddio ragazzi, Toyota Supra, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. No, non posso andare piano, frate. Non posso andare piano dopo questa. Oddio, oddio come va, oddio come vola. Ok, io direi di andarla a provare direttamente in autostrada. Mamma mia, ha una seconda che è abbastanza lunga. Voglio provarla. Vorrei provare un attimo l'autostrada. Dai, 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 che sono gasatissimo. Dai, che sono gasatissimo. Attenzione. Mamma mia, ragazzi. È scattantissima. È velocissima. Veramente. È una. Raga, è una bestia. È
È una bestia, motore nuovo a 0 km, anzi, abbiamo fatto 1 km al massimo ora. È veramente una cosa spettacolare, veramente, ragazzi. Non vedo l'ora, non vedo l'ora di andare in autostrada e scannarla a manetta. Guardate, io direi un po' di bruciare questi carabinieri, di questa polizia qua. Regà, a manetta, a manetta. Guardate là, 10.000 giri, regà, 10.000 giri. Guardate il contachilometri. Oddio. Mamma, c'è traffico. C'è un po' di traffico, ma tutto sommato possiamo fare lo slalom. Attenzione. Infiliamoci. Oddio. Mamma mia, Franklin. Mamma mia, quanto sei spericolato. Sei davvero spericolato, Fra. Vai in mezzo e via. E via a scannare. E scanniamo come gli animali. Vai, 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 vai. A manetta proprio, ora dobbiamo andare a manetta. Vai. Mamma mia, regà. Una bestia sta macchina. È una vera bestia. Mamma mia. Guardate là. Vediamo quanto riusciamo a tirarla. Oh, di secondo comunque, ragazzi, tira veramente tanto. Ha i rapporti molto molto lunghi, a quanto ho capito. Ora vediamo se riusciamo poi di... vedete, già siamo in terza e siamo ancora... Eravamo a 180 in terza, raga. Devo... ricordatemi che devo... Anzi, fammelo... Alex, Ale, ricordami di fare i rapporti un po' più corti, perché così sono decisamente troppo lunghi. Ma vediamo quanto tira, ragazzi. Vediamo quanto riusciamo a tirare con questa bellissima super... Raga, guardate là. Quasi 2,40. Raga, quasi 2,40. Tensione. Piano. Wow, 2,40. 2,40 in terza, però, ragazzi. Cioè, oh, madonna, come scoda poi. 2,40 in terza è una cosa. Cioè, wow, veramente. Cioè, ha 6 marce, raga. Ma forse ne ha pure 7. No, mi sa che ne ha 6. Ne ha 6. Dovrebbe avere 6 marce. Però, porca miseria, i rapporti veramente troppo corti. Guardate qua, però, come se ne va di culo. Spettacolare. Andiamo in prima persona e vai. Infatti, c'è veramente troppo lunghi, troppo, troppo lunghi. Ok, ragazzi, ci siamo fermati un attimo a fare benzina, dato che eravamo quasi a secco e veramente stavamo rimanendo a piedi. Comunque, ragazzi, veramente, è veramente una bestia, cioè, fa paura. Questa Toyota Supra fa paura. E ricordo, ragazzi, vi ricordo che è anche originale, cioè non è modificata per niente. Passiamo che arancione, perfetto. E vi ricordo, ragazzi, che appena in sti giorni dobbiamo iniziare assolutamente a fare delle belle modifiche. Una turbina più grande, kit estetico un po' modificato, e poi mandiamo la macchina a fare una verniciatura. Ho già in mente qualcosa. Ho già in mente una cosa. E non è una verniciatura, diciamo, normale. È una verniciatura un po', come dire, speciale, edizione limitata. Dai, diciamo così. Lascio un attimo la macchina qua. Così mi entra un attimo la BMW, va bene? Tu, se vuoi, puoi continuare a vedere un attimo là che stavi facendo, va bene? Ok, ragazzi, allora entriamoci un attimo la BMW in garage. Vi ricordo, ragazzi, che abbiamo modificato la BMW. Vi ricordo che se non avete visto il video precedente, andatelo a vedere, che abbiamo modificato la maggior parte delle cose estetiche. Comunque, i vetri avanti, che come potete vedere sono anche lì oscurati, diciamo che in America sono legali, quindi si possono tenere. Ok, allora io lascio un attimo la macchina qua. Allora, dai, io vado a controllare quella cosa, va bene? Ora sì, ora gliela dico anche a loro, non ti preoccupare. Vado a controllare quella cosa. Comunque, speriamo che in sti giorni dovrebbero finire, in sta settimana al limite, dai. Va bene, io vado. Dai, ci becchiamo domani, ci vediamo domani, dai. Ciao, Ale. Ma c'è una cosa che abbiamo pensato io e Alex. Allora,
stiamo aprendo un nuovo ufficio barra negozio in centro. Avete capito bene, ovvero ora vi faccio vedere, ora ci passiamo e vi faccio vedere un po' come vorrei strutturarlo. Allora, diciamo che questo garage, questa officina dove ovviamente ci stiamo lavorando per la maggior parte del tempo, la stiamo usando soltanto ovviamente per fare modifiche comunque alle macchine, la maggior parte delle macchine tuning, diciamo, ecco, dai, chiamiamole così. Stiamo aprendo, o meglio, vogliamo aprire e stiamo effettivamente proprio aprendo questa officina, questo negozio barra officina in centro, in modo tale che ovviamente il centro diciamo, ci agevola molto di più, dato che ovviamente c'è più gente in centro che cammina per le strade della città e ci viene molto più, diciamo, comodo farci pubblicità. Perché così da lì poi in poi, cioè da lì in poi, più che altro là vogliamo fare come dire, modifiche per quanto riguarda l'aspetto interiore della macchina, del motore, ovvero centraline, turbine, queste tante altre cose. La maggior parte delle cose, ovviamente, le faremo nell'officina dove siamo ora, ma questa officina qua che stiamo aprendo, dove ovviamente ci sarà anche un ufficio, cioè, riserverà non soltanto le macchine tuning, ma anche le macchine normali, ecco, diciamo, le macchine da tutti i giorni, le macchine che comunque la gente vuole modificare oppure vuole soltanto aggiustare, ok? Quindi sì, abbiamo deciso di fare questa cosa anche perché, come detto, chi ha poi una macchina tuning o diciamo chi ha una macchina un po' più modificata, non si può dire, ma un po' modificata, ovviamente una macchina non da tutti i giorni, vi ricordo perché le macchine modificate non sono quasi da tutti, cioè non sono proprio da tutti i giorni a meno che non siate ricchi e vogliate spendere un botto di soldi, ma questo, vabbè, questo è un altro argomento. E spero che vi piaccia come idea. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ovviamente ci sarà un'officina dove gestire tutto, sia di questa ufficio bar officina che di quella che abbiamo già ora. Ok, allora diciamo che allora vi faccio vedere un attimo l'entrata principale. Allora, diciamo che l'entrata principale si entra da lì. Ecco, come potete vedere già ci sono dei camion. Ci sono già camion che stanno lavorando. Sicuramente stanno già lavorando, lavorando all'interno. Ok, facciamo piano che non voglio graffiare la macchina. Perfetto. Ok, qua c'è il dirigente, forse va bene. Allora, ve lo faccio vedere molto velocemente. Allora, in pratica qua sicuramente staranno facendo. Questo è il pezzo di terra dove siamo. Dove diciamo abbiamo deciso di prendere. Come potete vedere qua c'è la Pegasus, quindi sicuramente poi qua abbiamo ovviamente anche il non mi ricordo come si chiama, il Luxury Autos, sì, dove ci sono diciamo tutti i pezzi per le auto e quant'altro. Sicuramente prenderemo ovviamente la maggior parte dei pezzi da lì, quindi comunque ci faremo vediamo se riusciamo a farci comunque dei buoni amici in quel frangente. E come potete vedere, questo diciamo è questo piccolo pezzo di strada. Siamo in centro, ci verrà a costare un po', però ovviamente ragazzi pensate sempre che siamo in centro, quindi comunque è una buona offerta. Ok, diciamo che l'entrata è questa. Ora ovviamente ci sarà c'è il camion, ma comunque sarà tutta occupata da una fiancata, cioè una facciata tutta iniziale. Poi vedremo cosa farci, cosa scriverci e cosa diciamo cosa organizzare come nome. Comunque, come potete vedere, là c'è un muro che stanno ovviamente facendo dei lavori. Come potete sentire,
c'è il martello pneumatico che sta trivellando e stanno facendo ovviamente dei lavori. Questa è l'entrata dove ovviamente poi porteremo le nostre auto, le nostre o comunque quelle dei clienti. Anche qui, come potete vedere, ci sono betoniere e quant'altro. Allora, fatemi posare un attimo la macchina qua. Ok, perfetto. Ok, diciamo che tutto questo sarà sarà nostro da qui in poi. Ok, si iniziano ad accendere le luci, bello. Da qui in poi si inizierà a avere tutto il nostro, cioè, diciamo, tutto questo pezzo, diciamo, a L è il nostro. Quindi da qui faremo, diciamo che la parte principale, questa qua interna, sarà più che altro di ufficio, scaffali e quant'altro. E questa qua, questo piccolo spazio qua dentro, sarà dove ovviamente ci metteremo ponti e quant'altro. Ovviamente lo vedete così, ma eliminiamo tutto, non vi preoccupate. E metteremo ovviamente i nostri ponti e cioè le nostre cose. Le classiche cose per fare delle modifiche alle auto. Fatemelo sapere, ragazzi, qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa mia idea, se vi può intrigare oppure no, se vi piace come idea. Ovviamente, come detto, sarà una cosa abbastanza figa da fare. Nel frattempo, al limite, questa sera mi vado a fare un giro con la Toyota Supra, ma ragazzi, guardate quanto è bella di sera. Guardate quanto è bella la sera la Toyota Supra. Ma che gli volete dire a una macchina del genere, raga? Ma che gli volete dire? Vediamo, andiamo dall'interno un po'. Mamma mia, che spettacolo. Bene, ok, noi siamo arrivati. Però guardate che figata. Guardate le luci dietro, raga. Guardate le luci dietro, belle, belle fighe. Vediamo se funzionano. Ok, ah, funzionano pure le frecce. Cioè, guardate qua. Spettacolo. Freni, retromarcia, funziona tutto, ragazzi. Funziona tutto. Ok, siamo arrivati a casa finalmente. Meno male. Ok, io nel frattempo lascio la macchina qua fuori. E niente, io così vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un pollicino in su qua sotto. Commentate, commentate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova idea che vi ho proposto, cosa ne pensate, e fatemi sapere la vostra sempre qua sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un pollicione in su qua sotto se ancora non l'avete fatto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.